Bella a tutti i miei slimes, qui Alv, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo episodio di For The Youth e oggi andiamo ad ascoltare Pan e Wu-Tang di Phaser o Phaser. Come al solito, per chi non lo sapesse, cos'è For The Youth? È un format in cui essenzialmente voi mi mandate i vostri pezzi e io li reatto. Quindi pensato per gli emergenti, vado a dire quello che penso, insomma, dalle canzoni che ascolto, se si può migliorare qualcosa, oppure se va benissimo così e siete in nuovi sfere e basta. A parte gli scherzi, dico in maniera molto sincera quello che penso di ciò che ascolto, e questo ci tengo comunque a sottolineare, perché magari uno pensa: io mo a questo lo pago, gli mando la mia canzone e vaffanculo mi fa pubblicità. Sì, è una sorta di pubblicità, però comunque se il pezzo mi fa cagare, cioè ti dico che mi fa cagare. Gli episodi usciranno mensilmente e raggrupperò 3, 4, 5 canzoni e ci farò un video unico. Al momento siamo 3 o 4 già di certi, quindi diciamo che ci sarebbe un altro posto. Se qualcuno è interessato mi scrivesse subito sui social, che ci mettiamo d'accordo sul prezzo e tutto il resto. Detto questo, parliamo finalmente della canzone in questione, Pane e Wu-Tang, un singolo di cui, a parte il titolo, non so nulla. So che è uscito un video su YouTube. Chiaramente il titolo mi fa pensare a qualcosa che possa un attimo riferirsi al Wu-Tang Clan o comunque in generale al rap old school, insomma, vedremo. Io Phaser, perdonami, ma non so come si pronuncia il nome, non lo conosco minimamente, quindi non so proprio cosa aspettarmi. Direi subito anche di ascoltarcela in modo tale da levarci ogni tipo di dubbio. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non lo foste, lasciare un mi piace se non l'aveste già fatto, perché dopo anche ve ne scordate, ma soprattutto in descrizione trovate tutti i miei social dove mi potete contattare per questo tipo di collaborazione, ma anche i social dell'artista in questione, quindi Phaser, e anche di Launcher Music e molto forte. Ok. Va bene. Dimmi tu in cosa credi. Sei del denaro, un uomo magro. Ok. Spero di piacere a te. Ok, questo sarà il ritornello. Lo sai come sono io. Parli di clock ma non spari. Parli di caffè ma non chiavi. Vabbè, va molto contro la trap comunque. Il tuo avversario non verrà risparmiato. Sapore di sangue sopra il palato. Io sono un santo io. Spero soltanto di piacere a Dio. Allora, ho un discorsino da fare, quindi io partirei dal presupposto, vi dico subito quello che penso della canzone, sinceramente non mi ha fatto impazzire, ma ora spieghiamo tutto. Innanzitutto parliamo un po' magari del concept della canzone. Effettivamente Pan e Wu-Tang è proprio un riferimento al Wu-Tang Clan, ma in generale all'essere cresciuto con i grandi del rap americano di quei tempi, e quindi proprio, diciamo, la scena un po' old school, almeno per quella che è, per quella che è adesso. Infatti nel testo ci sono diversi riferimenti, diversi anche in un certo senso critiche magari, no, a quello che va di moda adesso, alla trap, a molti che fanno finta di essere gangster, in realtà non lo sono, i VVS, insomma, tutto loro addosso, eccetera eccetera. Per carità, magari gli è dal cazzo questa cosa, l'ha voluto mettere in una canzone, va benissimo. Però il problema più grande che ho riscontrato mentre ascoltavo la canzone è che non ci ho visto una personalità, diciamo così. Ora, innanzitutto il ragazzo sa rappare, sa scrivere anche molto bene e c'è anche una voce particolare, un po' rauca, che secondo me gli dà anche una bella aria, insomma, come dire. Però a livello di testi, di flow, mi è sembrata quella classica canzone, no, che fa appunto il ragazzo un po' più attaccato magari ai valori dell'old school, in generale del rap un pochino più classico, che critica invece la nuova generazione. Mi è sembrata un po' questa cosa. Io poi sono di questa idea: un artista, per farsi conoscere, non per forza per sfondare, deve sapersi caratterizzare dagli altri. In che senso? Nel senso che, a maggior ragione se sei un artista underground oppure emergente, tu devi dare un pretesto a me, ascoltatore, per ascoltare la tua canzone e non quella magari di un altro. In che senso? Se tu mi fai questa canzone e ce ne sono comunque diverse simili, io perché dovrei ascoltare questa e non le altre? Deve essere bravo l'artista a dire: guarda, io sono, esempio stupido, Phaser, e faccio la roba così. Se ho poco da criticare tutto sommato su flow, come ha rappato, produzione eccetera eccetera, qualche critica in più la posso fare su questo, perché io personalmente non ci ho visto una personalità così marcata, così evidente. Cioè mi è sembrata, ripeto, una canzone che comunque posso aver ascoltato anche da un altro artista. Però poi magari tu fai sentire questo brano ad un altro ragazzo che fa reaction e ti dice che è la miglior canzone della storia. Questo è anche il bello della soggettività, e soprattutto ci tengo a precisare che questo è il primo brano che ascolto di Phaser, e
magari se ascolto le altre canzoni già è tutta un'altra roba. Però i miei pareri a caldo su questa canzone sono un po' questi. Poi per carità, se parliamo della canzone senza considerare tutto il resto, vi posso dire che sicuramente è rappata bene, perché chi ci ha rappato sopra si vede che è uno che comunque sa che cos'è il rap. È anche bellissima l'idea della citazione al Wu-Tang, e è proprio a questo concetto di pane e Wu-Tang, come se fosse pane vecchia scuola, cioè l'essere cresciuto in altri tempi per certi versi. Quindi da quel punto di vista ci sono anche poche cose da criticare. Quello che critico io è proprio il fatto che comunque ai giorni di oggi ci devi mettere qualcosina in più, secondo me. Voi cosa ne pensate? Il singolo vi è piaciuto? Conoscevate già Faser? Che ne pensate di lui? Che ne pensate del discorso che ho fatto? Scrivetemi davvero tutto ciò che pensate, appunto, qui sotto in descrizione. Come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, mi raccomando, iscrivetevi al canale, e se lo siete già, attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che carico. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.